Voglio dire, Davide Cironi, metti un po' tristezza. Metti un po' tristezza, Davide, perché scusa, come fai a fare l'elogio? Scusa, sto camminando col cane dell'MC20. Cioè, come fai a fare l'elogio di una macchina che è stata un fallimento della Maserati? Ne hanno vendute 4 in croce, se le hanno vendute. Un progetto completamente sbagliato, fatto per strizzare l'occhio alla Lotus. Okay. Poi se te mi dici, vabbè, no, però è un 8C, sì, l'8C avrà un valore come Instant Classic, ma hanno smesso di farla, non ha lasciato chissà quale, la 4C, quello che vuoi, sì, la macchina trazione posteriore, però anche quella, tutta una roba Lotus Elise, cioè tutta una roba su Lotus Elise. Poi se tu mi dici, sì, la Lotus però non esiste più perché dei cinesi, va bene, però è tutta una roba su base Lotus, ok? Quindi comunque sia, una macchina che non ha lasciato impatto, non ha tra gli appassionati, non, cioè, se tu mi dici del Gran Coupé, il 320, il GT, ma ok, bella macchina, ma questa che macchina è? È un compromesso tra eleganza, io non so perché dici queste cose, non me ne frega niente poi sinceramente perché le dici, probabilmente perché ti piace, ma a me non piace assolutamente quest'auto. A patto che non è una Maserati, è una macchina inglese, cioè è un progetto inglese, perché solo gli inglesi fanno queste macchine leggere, capito? Poi vabbè, avrà la trazione posteriore, avrà un rapporto peso-potenza eccezionale, avrà delle prestazioni buone. Non mi basta, non rappresenta la tradizione italiana dell'automobile, capito? Cioè la sportività italiana, è un'auto, è un ibrido. Poi non so cos'è, addirittura penso addirittura che sia ibrida, come la fanno anche ibrida, comunque una roba. Comunque, a patto che facciamo che non sia ibrida, ha 1000 cavalli, è una macchina che non ha impattato nell'immaginario dell'appassionato Maserati, che poi è un appassionato Ferrari. Cioè la Ferrari non fa una macchina fatta così, fa una macchina col 12 cilindri classico, ok? Non con un motore piccolo, con un motore tradizionale, pesante, che va forte, con una linea aerodinamica Pininfarina, Giugiaro, tradizionale, cioè, capito? Poi questa non so chi cavolo la fa, può farla aver fatto anche Bertone, non mi interessa. È una macchina che non rappresenta l'eleganza e il comfort che ti dà una 456 GT 4 porte. Hai capito? Che era un compromesso comfort. No, è una macchina che sai, il sedere attaccato all'asfalto. Quindi la macchina, secondo me, io non l'ho mai guidata, scomoda. Di cosa parliamo? E te la elogi? Mi stai cadendo in basso.